Buonasera, ben ritrovate ad una nuova puntata di Martedì Sport, il nostro consueto appuntamento settimanale per affrontare i temi sportivi della provincia eh, di Cuneo. Questa sera la nostra trasmissione è interamente dedicata eh, al Cuneo Calcio, al Cuneo eh, 1905 Olmo, questo progetto, questa società che è nata circa un mese fa eh, con l'obiettivo di eh, far tornare il calcio nel capoluogo della Granda dove merita dopo, sappiamo, gli anni eh, con tante vicissitudini, gli anni difficili eh, che abbiamo che abbiamo passato eh, recentemente, eh, parleremo del finale davvero entusiasmante di, del campionato di Eccellenza della prima squadra. Mancano tre giornate: il Cuneo eh, è a cinque punti dalla vetta al secondo posto. Parleremo anche della bellissima eh, vittoria ottenuta domenica con grande sofferenza in un big match contro il Chisola per 1-0 e parleremo in generale eh, del progetto, di questo progetto ambizioso che continua eh, a crescere con tante eh, iniziative. Ne parliamo insieme al vicepresidente della società del Cuneo 1905 Olmo, Riccardo Andres. ciao Riccardo. Ciao. E eh, poi, a proposito delle iniziative anche collaterali, delle figure che eh, insomma sono fondamentali per far crescere la società su, su tanti punti di vista, eh, ce n'è una che è Michele Mestriner. Buonasera, ciao Michele, Buonasera. che ha detto all'arbitro e responsabile degli eventi del paschiero, ci spiegherai bene in che cosa consiste, ma appunto. Mm. Una di quelle figure che eh, per una società che vuole crescere ehm, su tutti i punti di vista è ehm, insomma un ruolo, un ruolo anche importante e prezioso. Prima però. Andiamo a vedere con l'aiuto della grafica quello che è successo nell'ultima giornata del giorno B di eccellenza. Eh, come detto, mancano tre giornate, lo eh, vediamo insieme con l'aiuto della grafica Albese eh, Pinerolo 0 a 1, eh, Atletico Torino pordonero 1 a 6, benarzola CBS Scuola Calcio 2-0. Cuneo Olma l'abbiamo detto, ha vinto eh, in casa contro il Chisola per 1-0, Lucento Castellazzo 1-0, Moretta Vanchiglia 4-1 Rivoli Alba Calcio 1-1 e San Domenico Savio aqui 3 a 2. Vediamo la eh, classifica che come dicevo. Insomma, sorride al Cuneo perché è là davanti in seconda eh, posizione. Ha scavalcato appunto il Chisola che la precedeva, vincendo eh, domenica. Eh, adesso ne parleremo. Poi mancano tre giornate: sia Pinerolo che Cuneo riposeranno. Eh, quindi è complicato insomma, dare l'assalto al primo posto. Ma la matematica non condanna ancora. Eh, quindi eh, ci si può sperare. Poi, comunque, ci sono i playoff che sono ehm, insomma, salvo colpi di scena incredibili, sono eh, conquistati. Quindi eh, la squadra andrà poi a giocare questa eh, coda, questo post stagione comunque eh, importante. Allora Riccardo, cominciamo con la partita appunto di domenica, parlando eh, con te di questa vittoria per 1-0 sul eh, Chisola, un big match, il Chisola precedeva il Cuneo, il Cuneo è rimasto in 10 dal 30-31 del primo tempo per il doppio giallo a eh, Peirano. Ci si aspettava quindi che il la squadra forte potesse prendere sopravventi, sopravventi invece il Cuneo ha giocato davvero una grande partita, ha tenuto botta, ha subito ovviamente un po' la superiorità territoriale dell'avversario, ma non ha, non ha eh, rischiato così tanto ed anzi è riuscita a realizzare il gol decisivo nel secondo tempo al 65 con eh, Armando. Eh. Tanta sofferenza sicuramente per voi che la, che la guardavate, però insomma sono quelle vittorie davvero che significano tanto. Sì, certo, tanta sofferenza sicuramente proprio tanta tanta. <ride> ma ma è, stato, è stato bello perché si è visto comunque, si vedeva che i ragazzi erano in palla e che quindi c'erano e hanno dato proprio tutto. Difatti alla fine qualcuno aveva anche i crampi, cioè cose che di solito non, non succedono. E eh, contro una squadra molto, molto ben organizzata, una bella squadra che giustamente è là, è là in alto, e quindi niente, siamo felicissimi di quello che, che abbiamo fatto. Eh, grande carattere perché, appunto, in carattere. 10 contro 11 non era facile contro una squadra così. Eh, sentendo anche le parole di mister Michele Magliano nel dopopartita, ha detto: Questa partita è un po' l'emblema della nostra stagione perché, in mezzo a tantissime difficoltà, insomma, ci siamo sempre stati. Avete continuato sempre a sorprendere, no? Tutti pensavano adesso si ferma. il cuneo. Sì, certo, E invece, certo. certo. No, ma io mi ricordo le, le prime parole che aveva fatto mister Michele Magliano alla, alla preparazione a, noi dobbiamo rompere le scatole e in effetti abbiamo proprio rotto le scatole e domenica è stato proprio così: hanno rotto le scatole, tutti hanno lottato fino a... e hanno messo in seria difficoltà la... la... Il Chisola giocando addirittura quasi meglio in 10 che non, che non in 11. Quindi il carattere mi sembra che sia una, una componente che non manca a questa squadra, no. e, oltre a una squadra che, che gioca, che gioca molto, bene, molto bene a calcio. Gioca bene, direi che è tutto un po' nelle mani di, di un mister che comunque ha trasmesso tutte e due le cose. Eh, Michele, poi entriamo a parlare un po' di quello che è il tuo ruolo specifico, però tu da uomo di calcio, da ex allenatore, da insomma, persona che, che sta in questo mondo da, da tempo, segui le partite, tifi ti sicuramente, soffri anche tu, eh, ti chiedo anche a te un giudizio sulla partita di, di domenica e in generale su questa stagione che insomma eh, sta sorprendendo, in, in cui il Cugno sta sorprendendo un po', un po' tutti, no, non so voi anche se vi sorprende o se ve l'aspettavate. Sì, devo dire, domenica gran partita di grinta, di carattere, i ragazzi hanno proprio dimostrato rimanendo con un uomo in meno, tra l'altro un uomo di centrocampo, quindi un uomo di sostanza, che, che ci tenevano e a poche giornate dalla fine stanno dimostrando, come hanno fatto durante tutto l'anno, io le partite vedo essenzialmente quelle in casa, eh, una grande grinta e di fronte al pubblico di casa secondo me questa grinta viene ancora più aumentata e, e poi adesso a tre giornate dalla fine essere lì la corina in bocca viene, quindi loro sono, sono molto contenti, anche se sarà dura, però li, li vedo sul pezzo. Poi parliamo appunto delle prossime tre partite e di questo finale. Che qualche speranza la lascia ancora aperta, anche se sicuramente sarà difficile perché i 5 punti di vantaggio del Pinerolo di una squadra forte come il Pinerolo sono difficili, sicuramente da, da colmare. Ma ne parleremo. Parliamo però del tuo ruolo. Eh, ti ho presentato come appunto addetto all'arbitro e responsabile delle venti al Paschiero. Ci spieghi, innanzitutto, come sei entrato a far parte di questa, di questa società e poi qual è il tuo ruolo specifico nelle partite casalinghe del Cuneo. Perfetto. Sì, eh, quando sono stato contattato all'inizio dell'anno, durante l'estate da Walter Barcellone eh, mi ha chiesto se avevo voglia di dare una mano e, e questo fondamentalmente è un po' l'idea principale. Ben volentieri ho detto, ho detto di sì, eh, solo relativamente a una cosa ho chiesto che non, di non essere molto impegnato durante la settimana, ovviamente per motivi professionali. Certo. Eh, però ho scelto di fare questa, questo incarico che è abbastanza prestigioso che mi è stato dato per una serie di ragioni che sono ben chiare per me. Eh, innanzitutto il cuneo, la Cicuneo fanno parte della, no della mia storia personale, della mia famiglia. Mio padre è stato allenatore del cuneo delle giovanili per tanti anni, io ho fatto tutto il settore giovanile nel cuneo. Secondo luogo sono molto legato anche all'Olmo e quindi il sodalizio delle due mi. perché ho fatto ero allenatore con i piccoli amici quando, eravamo, quando siamo diventati Juventus Academy e quindi conosco anche tutta la dirigenza, eh, con Riccardo ci siamo conosciuti appunto all'epoca ed è stata una bellissima esperienza. E in terzo luogo praticamente io ero nel Cuneo FC quando si è cercato di far rinascere il Cuneo. Quindi l'insieme di tutte queste cose mi ha detto, ma sì, vediamo di, vediamo di dare una è mano. Quasi naturale insomma. Eh, quasi naturale, ecco quasi naturale. Ecco, il ruolo specifico, il ruolo importante che appunto una società che vuole crescere come questa, questa qua, questa società del Cuneo Olmo, insomma, deve anche tenere conto di queste figure e ci spieghi qual è il tuo, il tuo lavoro e il tuo ruolo. Sì, con Walter abbiamo pensato, beh, innanzitutto avevano bisogno di un addetto all'arbitro, quindi per le partite in casa e quindi mi occupo essenzialmente degli arbitri quando arrivano sono a referto, certo. io vado ad accoglierli, li facciamo parcheggiare la macchina, tengo io le chiavi della macchina che non succeda niente e poi sono a loro disposizione eh, in ogni momento, in qualsiasi momento abbiano bisogno, acqua, caffè, queste cose qua e, e anche se ci dovessero essere degli, degli elementi un pochettino certo. così di crisi, eh, io sono lì per cercare di aiutare l'arbitro. E quello che invece è il compito diciamo un po' nuovo che vogliamo fare e che nasce da, da un'idea, di Walter proprio legato a quello che era il Cuneo quando era in Serie C di eh, hospitality, cioè noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo praticamente coccolare, coccolare i nostri tifosi, coccolare i nostri sponsor che hanno creduto nel progetto e coccolare anche gli ospiti quando vengono in casa nostra. Quindi io mi occupo un po' della tribuna VIP eh, dove vanno a sedersi di volta in volta eh, i nostri sponsor. Che vengono, voi sapete che ogni settimana la partita è dedicata a uno sponsor nello specifico, col quale facciamo poi anche il miglior giocatore certo. della, della settimana. E quindi io mi occupo di queste persone qua: non so, offrendo un caffè, un dolcino, un qualche cosa di tra un tempo e l'altro. Quando arrivano li facciamo sedere in tribuna. E, e devo dire che la cosa piace molto. Lo, lo, lo percepisco proprio anche dalle persone che vengono. Si certo. sentono proprio coccolati. E addirittura a volte presidenti di società eh, avversarie che mi dicono: eh, Sarebbe una bella cosa. Sicuramente a livello di eccellenza, credo che ce ne siano poche di ecco, squadre che fanno questo, una cosa del genere. che Si vede l'ambizione, la, la volontà di, di, di fare grandi, grandi cose di questa società anche da questi particolari, no? perché com come hai detto tu, sono, sono cose che vengono fatte in categorie solitamente tra i professionisti, ma neanche, neanche così scontate. No? Quindi, questo è un significato di cosa di cosa davvero, delle ambizioni e delle, della voglia di far bene di questa società? Sicuramente, questo è proprio l'obiettivo, nasce come dicevo dal fatto che erano abituati a farlo certo. quando erano in serie C, in serie superiori. Ma notiamo che piace veramente tanto. A questo proposito, devo dire che alcuni sponsor specifici ci sono venuti incontro e per esempio facciamo due cose che credo siano assolutamente uniche nel, nel nostro campionato. All'inizio del, della partita i nostri il capitani si scambiano i gagliardetti e noi diamo anche un, un pacchetto di cuneesi tipici della nostra della nostra città che sono offerti da, da, dalla drogheria Giraudo. E poi nello spogliatoio degli arbitri lasciamo tutte le settimane un cesto di frutta, appunto per far presente certo. che il Cuneo comunque li coccola co 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 anche gli arbitri e questo è offerto da Ortofrutta del, di, di Piazza Seminari. Assolutamente importante Riccardo, coinvolgo anche te questa... Questa cosa qua, questa iniziativa, fa capire appunto l'ambizione la, di, di questa società, il coinvolgimento di tanti sponsor che vengono anche loro coinvolti attraverso queste eh, iniziative per parlare insomma, di questo progetto, la domanda che ti volevo fare di questo progetto che ti ha visto eh, in prima persona coinvolto eh, circa un anno fa, tu da vecchio presidente eh, dell'Olmo per tanto tempo, è ecco, un progetto che adesso... A quasi un anno di distanza, se si vuole fare un primo bilancio, al di là dell'aspetto sportivo, che comunque è importante ed è positivo, sì, certo. è comunque un bilancio, un bilancio ottimo no? di come sta andando e di quali sono le prospettive. Sì, uh, il bilancio sportivo è sicuramente positivo, ma non è solo quello. Eh, quello che conta è, sono le basi che sono state messe eh, di una società veramente ben strutturata che che fa anche queste cose tipo l'hospitality, tipo il coccolare gli sponsor, perché i momenti sono tutt'altro che facili per trovare mm. persone che... E, e se tu non li coccoli un po', non ti fai poi vedere, non, non, non li coinvolgi nel progetto, eh, magari il primo anno sono, ci sono stati eh, no. e poi dopo non continuerebbero più. E quindi è, è molto importante. E il progetto, cioè come società siamo veramente ben strutturati, ognuno sa cosa deve fare lavoriamo è una bella equipe, lavoriamo tutti insieme in, in, in armonia e ognuno fa il suo e non invade il campo dell'altro oppure chiede, cioè direi che siamo su una buona strada. Ecco, ci racconti un po' come è arrivato, facciamo un passo un po' indietro, come è arrivato questo tuo coinvolgimento e come hai deciso, avete deciso voi dell'Olmo che... Per tanti anni avete fatto l'eccellenza con grandi difficoltà, sacrifici, perché appunto è una realtà più piccola di quella che, ehm, che, che può essere invece il Cuneo. Come avete deciso di unirvi al Cuneo Calcio per creare questo, eh, questo progetto per rilanciare il, lo sport, il, il calcio soprattutto nella città di Cuneo. Ma io su questo sono sempre un pochettino polemico, perché eh, secondo me eh, questa era una cosa da fare sin dall'inizio. E il comune invece aveva pensato in modo diverso, aveva dato modo eh, di creare un'altra società senza, sì. senza conoscere la realtà del calcio perché tu non è che puoi partire dalla terza categoria e pensare di arrivare a certi livelli, eh, e soprattutto anche nel calcio giovanile, nel settore giovanile, perché lì siamo veramente messi bene e noi eravamo già sì. eh, veramente molto forti. Poi adesso ci siamo rinforzati ancora molto di più con il nome Cuneo ma eh, questa era una cosa che si doveva fare già da subito. E, è stato un, un parto piuttosto difficile perché eh, alti, bassi, sì, lo facciamo, non lo facciamo e poi a un certo punto si è arrivati al punto, noi abbiamo detto, boh, noi andiamo avanti nella nostra strada, fate voi e, e poi il, il Presidente Castellino ha visto come sono le cose, si è reso conto di quello che gli, 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 già, già gli dicevamo noi. E, Certo. Ed, è, ed è venuto fuori è questa, cosa bella cosa, questa bella più, cosa. Più naturale, più giusta. Ma come certo, tu era la cosa più giusta. In realtà così. Eh, e adesso sta crescendo il progetto. Eh, ogni tanto fate qualche conferenza stampa per eh, ricordare qualche iniziativa. Una La più recente è stata insomma quella per annunciare anche i lavori che verranno fatti lì a, a Picca Pietra che diventerà un po' anche il centro eh, sportivo dove attualmente già si allena ma dove incrementerà ancora, ancora di più, anche questo è un bel certo, certo. lavoro, un, un bel lavoro con il sintetico. il sintetico, un altro campo in erba nel, nella zona centrale, ancora un campo di padel in più in modo che eh, non siamo solo ed esclusivamente calcio. Uh, poi tutto il rifacimento esterno degli spogliatoi, e con il coinvolgimento anche di, di, di uno sponsor in particolare, Satispay, sì, sì. E, e quindi stiamo, abbiamo programmato veramente tanti lavori. certo, okay. Michele, tu l'hai già detto, questo progetto ti ha affascinato fin dall'inizio, mm. è bello farne parte, è bello penso per te e per tutti gli altri dirigenti, per tutti quelli che fanno parte di questa società, portare quella giacca con quello stemma, perché insomma... Eh, tu che hai vissuto poi anche il Cuneo di una volta è importante far tornare dopo gli anni bui discorsi, il, esatto. il nome di questa città calcisticamente dove merita. I fasti vecchi di Cuneo e Cuneo lo merita, perché guardavamo ieri la partita dell'empoli. Lempoli è una, una realtà che non è sicuramente molto superiore certo. come città, eppure una squadra in Serie A. Ci, ten ci tengo, eh, se mi dai ancora certo, un secondo, prego. proprio a ringraziare due persone che mi stanno dando una grossissima mano, perché comunque il lavoro per tenere lo stadio sempre a certi livelli, eccetera, è, è sempre tanto. E quindi voglio ringraziare due persone. La prima, in particolare, è mia figlia, che mi supporta e mi sopporta più che altro. E fin dall'inizio mi ha detto, ma papà, se hai bisogno, ben volentieri, e col suo sorriso viene e mi dà una mano a, a gestire un po' la tribuna. E poi un nostro allenatore, che conoscevo già da prima, eh, dell'esperienza dell nel cuneo Ivan Serri che anche lui quando è disponibile col lavoro viene a darmi una mano all'interno dello stadio. Perfetto, è giusto fare questi ringraziamenti per eh, fare anche sapere tutte le persone che dietro le quinte esatto. eh, lavorano per eh, insomma, far crescere questo, questo progetto. Tornando per un attimo al campo, eh, Riccardo mancano, abbiamo detto tre partite, la prima tra l'altro è un turno infrasettimanale quindi si gioca già domani, eh, domani eh, un derby con il centallo, quindi un'altra partita, ma tutte le Difficile. domeniche siamo abituati a partite eh, difficili, poi ci sarà il turno di riposo e poi c'è l'ultima partita. Abbiamo detto i cinque punti di distacco un pochino un pensierino ce lo fate è molto, molto difficile però la finché c'era la, no? sì, la matematica sì finché c'è la matematica sì però bisogna anche essere realisti è eh, molto, molto difficile noi abbiamo solo due partite a disposizione quindi mm -hmm. con turno di riposo e in più noi stiamo patendo da, da parecchio tempo l'assenza di quattro giocatori di cui tre, tre cioè veramente importanti in tutti i settori della eh, difesa centrocampo esatto. e quindi eh, questo ci fa pensare che se fossi, ci fossimo stati tutti, chissà se quei cinque punti non li avremmo avuti noi. Però, insomma, resta il fatto che c'è un po' di rammarico, perché appunto no, se, non certo. stati, se non ci fossero stati questi infortuni, probabilmente mm. avreste qualche punto in più. Però. Penso che all'inizio della stagione, pensare che, foste, che vi sareste trovati a questo no. punto lì, avreste messo la firma. Assolutamente, no? assolutamente, siamo contentissimi e i ragazzi hanno fatto veramente bene il Mister anche. E poi ci saranno, appunto, salvo grossi colpi nei scena play off playoff da, da Giocare, che saranno anche un bel. Un anche quello, certo. Bella... Speriamo proprio di arrivarci, ci contiamo, anche perché c'è la partita col Centallo che è comunque un derby, poi c'è la partita l'ultima con San Domenico Savio, bisogna vedere se sono salvi o no, perché. Mm -hmm anche loro sono lì, in bilico. Sì, quindi... sì, sì, saranno comunque partite tutte eh, da, da, giocare. da giocare. Bene, siamo in chiusura di questo nostro eh, spazio, di questa nostra puntata. Io ringrazio i nostri ospiti, grazie al vicepresidente del Cuneo 1905 Olmo, Riccardo Andres. Grazie, Riccardo. Grazie. E grazie alla detta arbitra responsabile eventi del Paschiero, Michele Mestriner. Grazie, grazie naturalmente grazie a voi. in bocca al lupo per queste ultime grazie. giornate. Vi seguiremo ovviamente. Ogni settimana lo sappiamo, abbiamo il nostro eh, spazio, questa nostra rubrica, che oggi abbiamo fatto un po' più ampia, ma solitamente c'è sempre. Quindi ehm, vi seguiamo e teniamo aggiornati i nostri telespettatori sui risultati, sperando poi di avere belle notizie anche nelle prossime, nelle prossime settimane. Noi ci fermiamo qua eh, con Martedì Sport, grazie per averci seguito, l'appuntamento è tra sette giorni. Buona serata. Buonasera.